Sei tu che ti chiami Addolorata? Sì, sono io che mi chiamo Addolorata. E il fidanzato ce l'hai? Sì, Udegno. E dove sta adesso? E quella da parte sta. Chiamalo un po'. Nicolino, sai che sei curioso con la faccia? Quel Nicolino lì, l'ha sposato? Sì. Siete ancora sposati? Vabbè, lo sforzo del mio respiro toglie qualunque credibilità, fortunatamente, no, voleva essere una bassa simulazione dello spirito che soffia dove vuole. Stanotte è in onda Porcile, uno dei film più abitualmente definiti enigmatici, estremi, di Pierpaolo Pasolini. Io lo trovo un film molto vicino all'ultimissimo suo, Salò Sad. È un film dove la crudeltà, la gioia, l'estasi ripetuta mille volte da Pierre Clémenti: ho ucciso mio padre, ho mangiato carne umana, sto tremando di gioia. È coniugata in modo precisissimo con la parabola del capitalismo, del capitale che affine allo spirito, soffia dove vuole, anzi lo spirito dell'oggi, che era oggi già allora naturalmente, da quando è stata pronunciata almeno questa parola, no? Sotto poi il dominio, l'imperio della parola hegeliana, unificante, no? Del tutto nulla, e quindi il capitale è davvero qualcosa che soffia dove vuole, che nel film unifica momenti diversi, la barbarie medievale e l'Apollo contemporaneo, i segni della contemporaneità, il muro di Berlino e le pendici scabre dell'Etna, il paesaggio nudo. Questo film così isolato di Pasolini sta qui ad aprire, poi domani il discorso si preciserà e poi si risfrangerà, una due giorni molto pasquale secondo noi di Fuori Orario, dedicata a, anzi intitolata semplicemente Sacrifici, il pasto nudo, sacrificio, i pasti nudi. Ecco la radicalità pasoliniana, radicalità che poi in ogni momento è, soprattutto in questo periodo, nel periodo in cui fu fatto Porcile, anche invece un insieme di compromessi, no? Di cinema che si compromette proprio per non voler essere artistico, un cinema a tratti ferreriano, e c'è Ferreri nel film come attore. È proprio un cinema bruciato, eppure è un cinema che emoziona oggi per questi improvvisi strani impallamenti di ripresa, una nuca accanto a un volto in primo piano, per questa ostinazione nel non far vedere bene, che ritroveremo per esempio nel film più emozionante della trilogia della vita-morte, ovvero nel Fiore delle Mille e Una Notte. Ecco, questo non far vedere ma pronunciare continuamente, alludere continuamente la crudeltà, che poi è il massimo della crudeltà filmica, non perché non facendo vedere, no, attira, seduce di più, allude, ma proprio perché negandoci la visione ci infligge il massimo sacrificio filmico. Non vedere, il sacrificio della nostra vista colpevole, obbligata a purificarsi, a vagare, cercando di bagnarsi in immagini che non riesce a trovare. Buona visione.
dimostrazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. Yeah.